Buonasera a tutti da Lux65, si è appena concluso l'incontro di tennis fra Barcellona femminile e la Juventus femminile, 6-0 per il Barcellona. Ecco, credo che da quando sono nate le Juventus femminili, che sono nate l'estate del 2017, sia stata la partita peggiore che hanno disputato, la partita che inizialmente nella prima mezz'ora mi ha fatto veramente vergognare in quel momento, perché ecco, il Barcellona è campione d'Europa, sì, ha vinto la finale della Champions League 4-0, ha un sacco di giocatrici che la Juve, ovviamente non essendo professionista ancora il campione italiano, non si potrebbe permettere. Una su tutte, l'ala danese, la Graham, sulla fascia ha fatto i disastri con chiunque l'affrontasse, ma l'atteggiamento della Juventus a livello difensivo è stato completamente deficitario, deficitario. Spero che Ljungdorf, che l'anno scorso era una riserva, torni a fare la riserva e torni titolare. Hirinen era ovviamente un'amichevole, c'era da giocare. Non ho neanche capito il motivo per cui Jo Montemurro continui a insistere con Zamanian, che avrà sì piedi buoni, ma è molto lenta e poco incontrista e poco pesante a centrocampo, perché a centrocampo bisogna essere bravi coi piedi, ma anche farsi sentire dagli avversari, e Zamanian ha la consistenza di un piumino da cipria. La difesa è stata scandalosa, malissimo Saragama, non ha azzeccato nemmeno un rinvio, nemmeno un passaggio. In tutta la partita un passaggio azzeccato di Saragama non l'ho visto, sempre fuori posizione, sempre tremebonda. Il portiere però Magnin è stato impegnato una valanga di volte e ha fatto due papere, ovviamente. Non credo sia un portiere scarso, era una partita nata male, perché già dopo 2 minuti e mezzo, quando perdi 2-0, la squadra è andata completamente in bambola. Salvai si faceva saltare ogni piè sospinto, ho capito. La Graham è forte in dribbling, ma quando ti fa la finta non puoi saltare completamente per aria e farla tirare. Non ho visto nemmeno un colpo di testa liberare l'aria su un calcio d'angolo, mai, manco fossero dei giganti le calciatrici spagnole. Quindi non lo so, avevamo i pesi nelle tasche, una squadra che ha corso molto il Barcellona, giocavano sì sempre di prima, ma si muovevano anche molto. La Juventus è andata a vuoto completamente a centrocampo. Malissimo Martina Rosucci, ha portato in giro per 60 minuti il numero di maglia, non ha mai azzeccato un contrasto, correva a vuoto da tutte le parti, salvo soltanto la solita Bonansea, che poi ovviamente si spompa perché la Juventus gio ha giocato solo su lancioni. Non c'è nessuno del centrocampo della Juve che porti su palla, che vinca un dribbling. Si è sentita tantissimo l'assenza di Pedersen, che è l'unica diga davanti alla difesa. La Caruso ha giocato la sua partita, ovviamente intorno oggi aveva il nulla. Un buon impatto della Bonfantini e del nuovo difensore di Amanda Linden, credo si chiami Amanda Linden, forse mi sbaglio, il nuovo difensore che arriva dalla Svezia. Per il resto veramente la Juventus è andata completamente in tilt, è fortissimo il Barcellona, sì, ma malissimo la Juve, spero che sia una questione di preparazione, perché ho visto proprio la Juventus seconda, arrivare seconda, addirittura terza su tutti i palloni. Non abbiamo vinto mai, mai, mai un contrasto. Abbiamo preso 6 gol, ne potevamo prendere anche qualcuno in più. È vero, potevamo segnarne un paio nel primo tempo, nel secondo tempo praticamente non abbiamo mai tirato in porta. Non lo so cosa voglia fare Jo Montemurro.
Secondo me Zamanian titolare, io non ce la vedo. Ci vuole gente che ha più corsa, ha i piedi buoni, Zamanian sì, ma non ha la corsa e la fisicità, soprattutto per le partite di Champions League, dove serve un pochettino di gente, serve un po' di fisicità, non serve soltanto il piede. Cristiana Girelli. Se la squadra gioca a questa maniera è inutile, tutta indietro e palloni lunghi è inutile, non è sicuramente una scattista da lanciare in velocità, questo lo sappiamo già dal campionato italiano, quindi giocando in questo modo, ovviamente con nelle partite di Champions, Girelli non ne becca una, non ne becca una manca a morire. Mi ha visto che già Bonfantini andando da sola creava qualche grattacapo in più. Che dire? Archiviamola velocemente perché sono rimasto veramente molto molto deluso. A mezzogiorno poi c'è stato l'addio di Messi con le lacrime che francamente mi hanno fatto ridere. Sì, francamente il fazzolettino di Messi. Io se fossi stato un tifoso del Barcellona mi sarei veramente incavolato con Messi. Non credo assolutamente a tutte le cose che ha detto. L'anno scorso se ne voleva andare. Lionel, l'anno scorso te ne volevi andare al Paris Saint-Germain. È un dato di fatto perché l'anno scorso era l'estate che te ne volevi andare. Adesso hai detto che è arrivato alla porta, avresti voluto rimanere. Secondo me, se giocavi un anno gratis, non saresti morto di fame. Ami. Sei così che piangi perché vai via da Barcellona, non potevi rimanere per un anno ringraziando la squadra che per 21 anni ti ha fatto da mamma, da papà, da fratello e da sorella e anche da nonna e che ti ha fatto vincere tutto? Non lo so, non lo so. Sinceramente sarebbe stata una bella cosa dire resto alle condizioni minime in modo che il Barcellona mi possa tenere. A me le tue lacrime mi hanno fatto soltanto arrabbiare, arrabbiare. Avrei preferito che dicessi voglio fare una nuova esperienza. Semplice, semplice. Dire ah, ma forse tornerò al Barcellona. Ma che devi tornare a fare? A fare cosa? A salutare? Ma non lo so, non lo so. Io mi ricordo nel 2006 un portiere di 28 anni, nome Gigi Buffon, ancora gioca, con la Coppa del Mondo appena alzata a Berlino, scese in Serie B per la Juventus. Non era colpa sua che la Juventus la retrocedeva. Scelse di andare a giocare a Rimini. Sarebbe potuto andare anche al Barcellona di Messi e vincere. Avrebbe vinto probabilmente tutte le Champions League vinte da Messi. Ci sarebbe rimasto a Barcellona. Aveva mercato avendo 28 anni nel pieno della carriera, sta ancora giocando e sono passati 15 anni. Qualcuno ha detto ma sempre nella Juventus è rimasto. Sì, in una Juventus che gli avevano venduto tutti. Vieira, Emerson, Zambrotta, Cannavaro, no, perché ci ricordiamo chi è andato via, no? Gli avevano venduto Ibrahimovic, Mutu, quindi era rimasto in una Juventus appena appena sufficiente per poter tornare in Serie A, tant'è che quando siamo tornati in Serie A per vincere di nuovo il campionato ci abbiamo messo 6 anni e soprattutto l'abbiamo vinto grazie a Conte che fece un miracolo. Quindi sì. Andò in Serie B prendendo lo stesso stipendio, ma andò in Serie B, ma andò in Serie B, ma andò in Serie B. E ricordiamoci tutti che Buffon nel 2006 era alla Juventus da 4 anni, credo, o 5, 5, non i 21 anni di Messi. E veniva dal Parma che l'aveva cresciuto, quindi avrebbe avuto tutti i motivi per poter andare via. Ma idem Del Piero, idem Del Piero, non aveva mercato Del Piero, non trovava nessuno in Inghilterra che lo prendeva? Non lo so, credo che fosse più giovane di Messi. Del Piero credo nel 2006 avesse non ancora 31, 32 anni, quindi
Va bene, secondo me sarebbe stato bello un gesto, sarebbe stato un gesto grande di amore verso la città che l'ha cresciuto, la città che l'ha fatto diventare uomo, dove si è sicuramente sposato, dove ha fatto nascere i suoi figli. Dire: io non rivoluziono la mia vita, rimango qua, per un anno gioco gratis. Nel frattempo il Barcellona si sarebbe sicuramente ripreso e probabilmente i soldi glieli avrebbe anche ridati dell'ingaggio, ma magari il mio discorso è un discorso stupido. Comunque, vai, vai, vai al Paris Saint-Germain, vai, vai dove ti porta il cuore, non ci far vedere però che piangi. E ai tifosi del Barcellona dico, è inutile innamorarsi di chiunque, i giocatori passano, il Barcellona resterà, tornerà sicuramente a vincere senza Messi. Ovviamente un giocatore così sarà molto difficile ritrovarlo, ma chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Un saluto a tutti da Lux65.